È il corazon. Allora, Giorgia, continuate. Me mata. Te mata vuol dire ti ammazza. Toro, sei mata il toro, no? Toro come un tanghero. Un tanghero quando diventa pazzo ammazza, sì. Il tanghero, il tanghero argentino, porteño. No? Alla fine il ballo. Hay que lindo escuchar hablar español. Che bello cominciare a parlare spagnolo, che bello. Traduco, che lindo solo quello. Sì, più che lo spagnolo anche l'accento argentino, no? E l'accento porteño è top. Bellissimo, top. Bellissimo. Volete ballare un tango intanto? No, non sono capace. Sono bravissimo ballando tango, però allora, in questo caso... Una cosa alla volta, siamo con Giorgia Viero. Auguri, buon compleanno, happy birthday. Come si dice tanti auguri a te in Argentina? Feliz cumpleaños, que los cumplas feliz. Bellissimo. E siamo con un tuo amico argentino, sì, imprenditore. Mi diceva che stai creando un social network che batterà Facebook. Zuckerberg mi ha chiamato, ha detto ma veramente dammi le informazioni, perché ma veramente racconta. No, sai che giusto il quotidiano, il giornale ha fatto un articolo, no? E Ilo vi sfida Facebook, no? È nata con un'idea. Ma questo social. Eccolo. Non scappare, eccolo qua. Ecco qua. Avviciniamoci, ecco. Bravi così. Perfetto, bravissimo. Bien. Ok, Ilobi. Ilobi è nato in realtà con un .com. Ilobi.com, esattamente. È nata come un'idea in realtà, perché ci sono tantissimi social network oggi in giorno, no? Di qua? Sì, lo tengo io? Sì, ok. C'è Facebook, Twitter, Instagram, Skype, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Skype, adesso Linux, anche tantissimi social network. Che succede? La gente non comunica più. La gente oggi, sì, non è che conosce una persona per Facebook e si conoscono veramente, anche sui gruppi, no? Avere 1 milione di fans oggi su Facebook quasi non conta niente a livello di marketing, no? Perfetto. Io mi occupo anche di marketing. Su Ilobi, in cambio, quando tu conosci una persona nel social network, la puoi conoscere anche nella vita reale. In che modo? In che modo? Tramite il bracciale di silicone, no? Ci sono tanti tipi di bracciali, di tanti colori, di tanta... Si può dire che Ilobi ha ricreato in internet... Muy bien, allora continuiamo a parlare di questo social network Ilobi. Ilobi.com, che dai, spiego, diciamo, ci si iscrive, si compra un braccialetto, che è quello che hai fatto vedere, che cambia colore, e che cosa succede? Si entra a far parte... Si entra a far parte di questa community vera. La gran differenza che tutti dicono tra Facebook e Ilobi o le altre reti sociali è che dentro di Ilobi ci sono persone vere, persone che con il bracciale si riconoscono veramente. Oggi in Facebook, se voglio, domani faccio la fanpage di News25 e qualsiasi può essere News25, e in cambio in Ilobi no, va con certezza la persona. Una certificazione proprio. Una certificazione, esattamente. Perché comprando lasci i propri dati. Perché comprando da tutti i registri, con la rete sociale, e anche il bracciale ti viene con due numeri, no? Una password e il numero che viene dietro il bracciale. Ah, ok. Quindi è una fedina, una sorta di... Una sorta di identificazione. Perfetto. Documento identificativo. Quanti iscritti hai? 80.000. Pensate, quindi insomma una realtà nata però un anno fa. Un anno e due mesi fa, sì, ho la fortuna di che mi hanno aiutato e mi aiutano tanti calciatori del Milan, perché il mio socio si chiama Raduane Lazzazzi, che è cognato Adriano Galliani. Ah. Esatto, la cravattina gialla per così dirlo, e perciò vabbè, con quella fortuna tanti giocatori come Chiratarab, Rami, Niang indossano il bracciale, e quello tu sai che muove tantissimo anche Miskill, che adesso sta facendo il rapper e Miskill, perciò siamo molto... Maracanà, no? Quello di Maracanà. Quello di... come che diceva? Na 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 na. Sì. Tutto allo stadio. C'è delirio al mare. Grande successo, vabbè. È uscito tutto il mondiale su Sky, no? È stato internazionale. L'anno passato. E quindi progetti, poi diventa esponenziale l'iscrizione, no? Tu dici batterò Zuckerberg, o tu vuoi, si pronuncia così, no? Quello di Facebook, insomma, il proprietario. Sì. E vuoi arrivare, in genere si fa una startup, si lancia e poi si vende, si fanno i soldi, no? Quali sono i tuoi obiettivi? Guarda, noi abbiamo uno slogan che si chiama Insieme siamo più forti. Perché? Perché una persona porta un'altra persona, no? E oggi in giorno
lo stavamo parlando prima anche con Giorgia, le persone si è perso un po' la magia di guardarsi negli occhi, no? Di interagire veramente con una persona, no? Io qua in questa festa ho conosciuto tantissime persone molto, molto in gambe, molto simpatiche, che in la rete sociale non le conosci veramente, no? Che fa? E c'è uno studio psicologico che le persone sulle reti sociali vogliono far vedere lo migliore che fanno. Io vero, è vero. Io sono il più bello, io sono più famoso. È vero. Io la ragazza più bella. Io va a colpire l'ego. L'ego, no? L'io. Si dice così in spagnolo. Si dice così, è l'ego. Va a colpire l'ego, no? Ci sono tante caricature che colpiscono, no? Le monetine, i like. Che sono like? Uno vede un ragazzo può essere morto di fame in Africa e mette like, ha 10.000 like. Che vuol dire? Che ti piace? Vuol dire anche soltanto ho visto, no? Ho visto. Esattamente. Ma non aiuti nessuno in quel senso. Noi, come interagiamo con persone vere, vogliamo andare a colpire, aiutare anche tante in realtà. Prossimo, perché tu sei un fratello, no? Nel senso, hai un bracciale, sei uno di noi, nel senso, no? Non sei uno della massa. Facebook ha colpito la massa, ha un miliardo. Però qui io faccio l'avvocato del diavolo, sì, si dice in Italia. Però qui uno potrebbe, diciamo, creare delle cerchie, come si dice, delle classi, no? Di bracciali, no? Di livelli, no? Come si può dire? Delle logge, no? Bravo, ecco. Bravo. Esistono i club Enilovi. I club. Esistono i club Enilovi, punto. In Facebook esistono i. L'iscrizione quanto costa? 15 euro. 15 euro, i bracciali sono tutti uguali? No, no, ci sono diversi motivi, diversi colori. E adesso questo è il bracciale dell'edizione vecchia, la prima bracciale, quando si chiamava Ilovi Touch, adesso si chiama solo Ilovi. Per esempio, i giocatori del Milan hanno un bracciale, no? Esatto. Di che colore? È nero, quasi nero. Tutti gli uomini lo vogliono nero. Quindi io vado lì e mi scrivo. Mi compro il bracciale nero, che succede? Ti registri in Ilovi, c'è un shopping che tu scegli il bracciale che più ti piace. In questo caso quello è nero. Compro il bracciale nero, quindi poi. Subito ti arriva il numero con il tuo ID, così ti registri e dopo ti arriva il bracciale a casa. E quindi poi dopo? E quindi poi dopo inizi a interagire con la community. E che succede? L'altra volta è successa una cosa molto, molto carina. Pensa a te, no? Entrano anche i calciatori a scrivere. Entrano, sì, sì, sono registrati anche, anche i calciatori. È proprio lui, sì, sì, è proprio lui che è dentro. Dietro Facebook a volte non si sa chi c'è, se c'è Vasco Rossi, se non. Guarda, c'è, se ce l'ha detto stampa. Avevo stato un amico, esatto. Amico un po' quando Balotelli giocava qua nel Milan, no? E tu vai su Facebook adesso, ci sono 15, 20, 50 Mario Balotelli. Alcuni sono verificati però, alcuni no, sono ufficiali. Verificata è la fanpage. La fanpage. Che può essere verificata anche dall'addetto stampa in realtà. Sicuramente. Hanno tempo, certo. Sicuramente. La cosa più carina che è successo l'altra volta a un bar, mi sono trovato un ragazzo, mi ha detto, ah, perché mi hanno visto in 7 gol, ah, tu sei il creatore di Ilovi, sai che ho conosciuto una ragazza e mi sono fidanzato perché l'ho conosciuta, perché l'ho visto con il bracciale. Adesso ti invitano a tutti i matrimoni. No, ma ti immagini, ma no, veramente è stata una cosa molto bella. Però Twitter un po' c'ha questa caratteristica che quando uno legge un tweet in genere dietro c'è quello lì, no? Un personaggio, un po' di più di Facebook. Si chiama Ni. Oggi Facebook dobbiamo dire che a livello rete sociale è la più grande che esiste, no? Sia YouTube, Facebook e YouTube. No, Facebook e WhatsApp e Instagram. Facebook è proprietario di WhatsApp e Instagram. YouTube e di Google. Sì, sì, però comunque YouTube può essere inteso anche come social network, no? Come sì. Gente commenta. È una realtà gigante anche YouTube che permette. Perché è questi. Il terzo sito al mondo. Il primo è Google, Facebook e YouTube, giusto? YouTube. Poi viene. LinkedIn, Twitter? Adesso. I cinesi, Q&Q, adesso, no? Esatto, la LINE, il nuovo social network dei cinesi. Si chiama i cinesi, me lo so tanto. LINE, come vuoi chiamare. È molto carino come social perché alla fine tu hai una bacheca come se fosse un WhatsApp, no? Benissimo. Allora, andiamo tutti subito a vedere, mettiamo anche il link qui sopra. Che potete oppure nella descrizione del video su YouTube per andare a vedere questo sito Ilovi. W. Sì, sì, lo scriviamo Ilovi, giusto? .com. Ok, perfetto, grazie. No, grazie a voi. In bocca al lupo, un giorno potrò dire io l'ho intervistato. Ma come che no? Dopo. Quanto varrà questa intervista se diventi come Facebook? Come vabbè, Dio voglia. Come dico sempre, il mio idolo è Rocky Balboa. Ah, Occhi Adriana. Occhi da tigre. Eye of the Tiger. Benissimo, grazie. Grazie a te.